Buonasera, ci troviamo in Galleria Borbonica per il notissimo ormai evento di Ludovico Lito e Valeria Viscione, che vede protagonisti anche i nostri ragazzi del CSF Formazione. E sono stati invitati a fare uno shooting per tutti gli eventi live e le opere d'arte che si trovano qui in galleria. È sempre un onore per noi essere qui presenti a poter reportaggiare tutto quello che si trova qui dopo giorni e giorni di lavoro, perché Valeria, per mettere in piedi questo evento, veramente mette tutto il cuore e noi quindi la dobbiamo ringraziare di averci scelto anche quest'anno come partner dell'evento. Undicesima edizione di Arte e Moda Prendono Forma, quest'anno non solo si è tenuta alla Galleria Borbonica, ma è iniziata dall'Agora Morelli, quindi un'unione totale nel sottosuolo napoletano. Nella prima edizione che abbiamo unito Agora e Galleria Borbonica, secondo me due gioielli di Napoli. E sono felice perché è sempre difficile migliorarsi, credo dal viso delle persone e dai brividi che ho stasera ci siamo riusciti. E ringraziamo tutti gli artisti che sempre con grande entusiasmo prendono parte a questo evento. Ringrazio Gianluca Menin, che è il nostro padrone di casa, Annalisa Vernetti, in questo caso anche dell'Agora, e ringrazio anche i fotografi del CSF che ci seguono sempre e in questo caso ci riprendono anche. E vi do appuntamento al prossimo anno con la 12ª edizione. Ciao a tutti! Per me è stata particolare, nuova, soprattutto nuova, ma molto molto soddisfacente. Siamo immersi nell'arte e la moda tra tantissime modelle, ci sono performance di canto, ballo, teatro, è bellissimo, tutto perfetto. Mi sento molto molto onorata di essere qui questa sera per rappresentare il CSF. Questo è stato possibile in soli pochi mesi grazie all'aiuto del CSF che ci ha istruito e ci ha cambiato radicalmente sia noi a livello umano che il nostro rapporto con la fotografia. Questo grazie sia all'istituto che specialmente al professore Fernando Alfieri.